questo periodo così critico per il nostro paese, il personale e i mezzi dell'Arma dei Trasporti e Materiali sono stati chiamati a percorrere migliaia di chilometri lungo tutto il territorio nazionale per trasportare il personale e i materiali sanitari laddove è stato necessario alleviare la sofferenza dei nostri connazionali colpiti dal virus. Il 104° anniversario della battaglia di Altipiano. Il mio caloroso saluto va agli autieri tramite il servizio, agli autieri in congedo e ai nostri volontari di protezione civile, impegnati tutti nell'attuale drammatica emergenza con la dedizione di sempre. A voi tutti e alle vostre famiglie un abbraccio fraterno e come sempre ferme trote, ferme anni. Oggi è la festa dell'Arma dei Trasporti e Materiali, che per la sua peculiarità è una pedina operativa fondamentale dell'esercito italiano. Indispensabile il suo operare con tutte le armi e corpi dell'esercito. Oltre a partecipare a operazioni militari in patria e all'estero, le donne e gli uomini con le mostrine nero-azzurre sono sempre in prima linea, a supporto della popolazione civile in caso di pubbliche calamità e di emergenza sanitaria. È un'arma in continua evoluzione. Dalle prime autocarrette degli autieri della battaglia degli Altipiani, esattamente 104 anni or sono, all'impiego odierno di modernissime tecnologie. Sicuramente è l'arma del futuro in un esercito in cui la logistica sarà sempre più importante. Auguri a tutti gli appartenenti all'Arma dei Trasporti e Materiali, in servizio e in quiescenza, e un pensiero affettuoso ai familiari dei nostri caduti. Evviva l'Arma dei Trasporti e Materiali!